Un saluto da Alessandra Toni, che conduce il podcast con le principali notizie di venerdì 5 marzo, scelte dalla redazione di Varese News. Rimane alta l'allerta per l'andamento della pandemia nella nostra regione. La situazione fotografata dal report settimanale vede il deterioramento di tutti i parametri. I casi sono in crescita, così come i focolai. L'impatto degli effetti del virus sulle strutture ospedaliere è alto e nel complesso la regione è stata classificata come a rischio elevato. L'indice RT calcolato è di 1,13. Sembra però che dall'Istituto Superiore di Sanità sia arrivato un allarme legato alla crescita di casi, che nei 7 giorni sono stati 254 ogni 100.000 abitanti. Scuole dell'infanzia e primarie nel caos. Decine le richieste di deroga alla didattica a distanza da parte di mamme e papà in quanto lavoratori indispensabili. Il diritto alla didattica in presenza per gli alunni con disabilità, ma anche per i figli dei lavoratori indispensabili, è previsto da alcune note del Ministero dell'Istruzione e anche in una nota di Regione Lombardia. Le domande però mettono in crisi l'organizzazione scolastica. Le risposte da parte dei dirigenti sono state gestite in emergenza, ma l'Associazione Nazionale Presidi ha chiesto un chiarimento immediato al presidente Fontana. Inaugurato allo scalo di Malpensa il nuovo hub di HL, dove passano ogni notte migliaia di spedizioni. L'impianto, con 900 lavoratori, sta trainando la forte crescita del cargo a Malpensa. Uno spiraglio di luce è stato definito in una fase di forte crisi dove solo il settore merci sta reggendo. La macchina che gira tutta la notte è in grado di gestire ogni ora 38.000 spedizioni. Busto Arsizio ha detto sì al salvataggio dell'inceneritore Accam dopo un lungo consiglio comunale, 3 commissioni e un compromesso con la Lega. La decisione dà mandato al sindaco Antonelli di presentarsi sabato mattina in assemblea dei soci per avallare la decisione di avviare la ristrutturazione aziendale attraverso l'affitto in favore di una nuova società composta da AMGA e AGESP. Nel processo d'appello in corso contro l'ex medico del pronto soccorso di Saronno Cazzaniga, accusato della morte di 13 pazienti, gli avvocati dei familiari hanno reiterato le richieste di risarcimento danni che ammontano a circa 10 milioni di euro. Le parti civili hanno chiesto che paghi l'azienda ospedaliera Valle Olona. E ora Francesco Mazzoleni ci racconta gli appuntamenti del weekend sportivo. E in arrivo un fine settimana pieno di sport. Si parte sabato con la pallavolo. La UIBA, fresca della qualificazione alle semifinali di Champions League, affronterà in trasferta alle ore 18 Casalmaggiore per l'ultimo turno di regular season. Dalle 19 spazio al basket. In campo a Masnago la Open Job Metis contro la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco. Gara che potrete seguire in diretta su Varese News. Ricco menù di calcio domenica, fischio d'inizio alle 14.30 per Castellanzese Arconatese e Chieri Caronnese in Serie D. Alle 15 inizieranno Varese Fossano, sempre per la Serie D, e Pro Patria Piacenza per la Serie C. Anche in questo caso l'appuntamento è in diretta su Varese News. Un occhio anche in Polonia, dove la velocista gallaratese Vittoria Fontana sarà impegnata per i campionati europei indoor di atletica leggera. Weekend è in zona arancione rafforzato e tutti gli eventi si trasferiscono online, come la mostra alla Sala Verratti a Varese di Samuele Arcangioli e gli incontri del Circolo dei Lettori di Novara. La società astronomica Schiaparelli ci porterà fino a Marte, mentre il maga di Gallarate parlerà della vita e delle opere di Paul Gauguin in diretta Facebook. Per chi vuole rimanere con i piedi per terra, sabato c'è la finale del Festival di Sanremo. E termina qui il nostro podcast, disponibile sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.